dell'invito, buon pomeriggio a tutti, grazie a Francesco per questa lezione veramente utile sulle caratteristiche, i processi, le tappe di attuazione del regionalismo italiano, che mi consente di attaccarmi direttamente alla sua esposizione e quindi di raccontarvi alcune delle questioni principali legate al cosiddetto regionalismo differenziato. Come diceva Francesco poc'anzi, la nuova formulazione del titolo quinto all'articolo 116 al terzo comma prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117 possano essere attribuite ad altre regioni. Con legge dello Stato, su iniziativa della Regione, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, cioè gli aspetti finanziari, la legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Quindi, come vedete, ci sono molti elementi. Questa formulazione è del 2001, ma fino al 2017 succede molto poco, nel senso che ci sono alcune richieste di autonomia differenziata da parte di alcune regioni, ma queste non vengono particolarmente prese in considerazione. Lo stesso governo Berlusconi II, con la Lega fra il 2008 e il 2011, riceve alcune richieste, ma non le analizza. Invece la questione salta all'attenzione di tutti nel 2017, quando, come saprete, ci sono questi referendum in Veneto e in Lombardia su queste proposte di autonomia differenziata. Perché scoppia in quel periodo? Beh, qui esprimo un'opinione, una valutazione del tutto personale, e cioè si sommano disagi tradizionali, in particolare il disagio del Veneto dall'essere confinante con aree a statuto speciale, cioè il Friuli, Venezia Giulia, ma soprattutto Trento e Bolzano, che hanno delle forme di autonomia e soprattutto delle risorse finanziarie molto maggiori. In provincia di Trento la spesa pubblica complessiva per studente è il 60% maggiore che in Veneto. E come sapete si è rischiato molto perché a un certo punto della crisi Covid Trento e Bolzano hanno aperto tutto e hanno cominciato a fare pubblicità in Veneto finché i veneti, che non potevano farlo nella loro regione, andassero a cena e poi a sciare in Trentino Alto Adige. La cosa è rientrata perché questa decisione è stata catastrofica per i trentini e gli altoatesini in quanto ha favorito un'enorme diffusione dei contagi e quindi i due presidenti di provincia hanno fatto marcia indietro. Quindi c'è un assetto particolare del Veneto, ma c'è qualcosa in più. A mio avviso, questa accelerazione di questa materia è figlia dell'austerità, e cioè è figlia della circostanza che dal 2011 in poi le nostre politiche economiche hanno contratto molto le risorse disponibili per molti servizi pubblici e le risorse disponibili per le regioni, per cui nelle regioni più ricche del paese è venuta fuori un desiderio di non pagare o di pagare meno il costo di questa austerità. Su questa idea che, essendo appunto più ricchi, avendo un gettito fiscale più alto, potessero trattenere una parte maggiore del proprio gettito fiscale. Quindi parte molto dai soldi. E non a caso è un processo del tutto parallelo a quello che avviene in Spagna, dove le rivendicazioni della Catalogna sono storiche, ma assumono un'accelerazione particolare esattamente nello stesso periodo, collegate alle difficoltà finanziarie della comunità autonoma della Catalogna. C'è anche qualcosa di più, a mio avviso, e cioè che l'ultimo decennio è stato un decennio particolarmente difficile per l'intero paese, che ha perso molto terreno e quindi, come dire, si è un po' allentato il senso di una sorte comune di tutti gli italiani. È maturato sempre più un'idea che ci si non ci si può salvare tutti insieme, che ci si salva da soli e che quindi è bene, se mai lo Stato italiano dovesse fallire o dovesse avere enormi difficoltà anche nei prossimi decenni, organizzarsi su base locale. Sia come sia, parte questo processo con i due referendum,
che sono del tutto inutili da un punto di vista formale, ma che sono molto intelligenti da un punto di vista di sostegno politico. Come sapete, i due referendum hanno esito molto diverso, nel senso che in Veneto c'è una partecipazione fortissima, per cui il presidente Zaia può dire che più della metà dei veneti sono d'accordo con lui, mentre in Lombardia, soprattutto nelle aree urbane, la partecipazione è molto più bassa. E dunque, sull'onda dell'esito referendario, ottobre 2017, le due regioni avanzano delle proprie richieste al governo dell'epoca. A queste due regioni si affianca l'Emilia-Romagna, subito, che non segue un percorso referendario, ma che arriva alle sue richieste attraverso delle deliberazioni del Consiglio regionale. Che cosa caratterizza le richieste di queste regioni? Tre sono gli ambiti principali a cui mi riferirò e che poi mi serviranno per illustrare quella che è, a mio avviso, la situazione attuale. Allora, una prima grande questione è la questione delle materie, cioè su che cosa chiedo maggiori competenze. La risposta della regione Lombardia e della regione Veneto è, in larghissima misura, della regione Emilia-Romagna, è su tutto il possibile. Cioè, non si tratta di un disegno che parte dalle situazioni locali e cerca di migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche, ma si tratta di un disegno prettamente politico, e cioè dammi tutto quello che mi puoi dare in base alla Costituzione vigente. Il professor Pallante ha scritto diversi saggi, su, in particolare sulle materie, facendo vedere l'estensione straordinaria di queste richieste, che coprono tutte le 23 materie in cui questo è possibile, e coprono, come si sa, anche ambiti cruciali della vita nazionale, come la scuola, le infrastrutture, l'energia, l'ambiente, la cultura e tanti altri aspetti. Quindi, tema, il tema delle materie. Le materie sono molto ampie. Poi al tema delle materie si affianca il tema dei soldi, nel senso che Veneto e Lombardia, in particolare il Veneto, chiedono, il Veneto con una deliberazione del Consiglio regionale, sostanzialmente di secedere, nel senso che chiedono di trattenere nelle proprie casse i 9 decimi del gettito di tutte le tasse pagate in quella regione. La Lombardia non ha mai formulato una richiesta così esplicita, ma l'allora presidente Maroni, che era molto più schietto rispetto al suo successore, ha sempre detto che il grande scopo di questa richiesta erano i soldi. Terza ed ultima questione, dopo le materie e i soldi, il percorso, nel senso che queste regioni immaginano un percorso molto particolare fatto da una rapida intesa fra loro e il governo nazionale e una accelerazione molto rapida di queste richieste. A queste tre regioni se ne affiancheranno poi altre, questo è un aspetto molto importante, perché quasi tutte le regioni italiane a statuto ordinario, ho dimenticato di dire che naturalmente questo riguarda solo le 15 a statuto ordinario, questo processo, anche altre regioni si affiancano, in modo particolarmente vivace il Piemonte e la Liguria. E che non siano solo questioni come dire, di soldi, ma siano anche questioni di materie, lo dimostra proprio il caso Ligure, perché la Liguria non è una regione particolarmente ricca, è una regione che in questi calcoli che si fanno beneficia del trasferimenti impliciti dell'azione pubblica, ma vuole il controllo delle proprie infrastrutture, vuole contare di più sul proprio territorio. Che cosa succede? Succede, come sappiamo, che del tutto inopinatamente, alla fine di febbraio del 2018, il governo Gentiloni firma una preintesa con queste tre regioni. È molto interessante che la preintesa è firmata dall'allora sottosegretario Bressa, un esponente che all'epoca era del Partito Democratico, ma che era stato uno degli autori materiali, a quanto mi è stato detto, della stesura di questo comma terzo dell'articolo 116, che poi è diventato rappresentante parlamentare del gruppo delle autonomie. Questa preintesa è molto dura, perché soprattutto non tanto dal punto di vista delle materie,
ma dal punto di vista finanziario, perché prevede uno scardinamento totale di quei principi della legge 42 a cui faceva riferimento il professor Pallante e la creazione di un meccanismo ad hoc a favore di questa legge. Cade, ci sono le elezioni, vincono Lega e 5 Stelle, si fa il governo Lega 5 Stelle, questo governo fa un contratto, ricorderete, di programma. In questo contratto c'è un solo tema che è indicato come prioritario ed è questo. La questione si dipana fra fine 2018 e 2019, si arriva vicinissimi ad un'approvazione in Consiglio dei Ministri delle Intese più volte, nel dicembre del 2018, nel febbraio del 2019, ma all'interno dei 5 Stelle comincia a maturare, come dire, una forte perplessità su questa materia, su questa questione dei soldi, su questo percorso, per cui alla fine cade il governo Lega 5 Stelle, arriva il governo 5 Stelle Partito Democratico, che affida la questione al ministro Boccia, che assume, come dire, un atteggiamento non così netto in favore come quello del governo Conte 1, ma un atteggiamento aperto, mette in piedi una commissione di studio, poi arriva il Covid e 2020 il tutto non fa grandi passi avanti. È molto interessante questa ricostruzione perché, ci mostra che questo processo ha un grande sponsor politico, e cioè la Lega, ma non ha nessun oppositore politico, nel senso che tanto i Fratelli d'Italia, in maniera un po' incongrua rispetto al loro nome, quanto ancor più il Partito Democratico, non si sono mai schierati in questa contesa. Solo il gruppo di Leu ha fatto un po' di opposizione a una parte dei 5 Stelle. Quindi è un tema molto divisivo, ed è divisivo perché la politica nazionale è molto debole e teme la forza dei presidenti sul territorio, non solo dei presidenti leghisti, ma dei presidenti del Partito Democratico. Infatti un personaggio fondamentale in tutta questa storia è il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini. Aggiungo a tutto questo che la narrazione da parte dei sostenitori dell'autonomia differenziata è una narrazione che io chiamo del sovranismo regionale, che è a mio avviso molto distorsiva, cioè loro dicono ai loro cittadini che per migliorare la propria situazione di cittadini di quella regione e per difendersi dalle circostanze avverse del mondo bisogna affidarsi al governo regionale, e quindi più si rafforza il governo regionale meglio è per i cittadini di questa regione. Questo è un percorso che con intensità diverse va avanti in tutte le regioni italiane a statuto ordinario e che è molto collegato anche a quello che giustamente ricordava il professor Pallante, cioè al ruolo che questi presidenti di regione hanno, non soltanto da un punto di vista amministrativo, ma anche da un punto di vista politico. A che punto siamo arrivati? Dopo tutte queste vicende, a mio avviso la situazione è la seguente. Sempre materie, soldi, percorso. Allora, secondo me il tema delle materie è il tema principale in questo momento. Perché il tema principale? Perché nessuno si è mai espresso, e anche la legge quadro Boccia non entra minimamente nel tema, su quali debbano essere le materie. E questo fa una differenza colossale, perché in queste 23 materie che sono, poi se le scomponete in quello che c'è effettivamente dentro, sono decine e decine e decine di temi diversi, c'è di tutto, da questioni del tutto ragionevoli alla regionalizzazione della scuola italiana. E quindi la grande questione, a mio avviso, è la questione delle materie. E soprattutto, perché la questione delle materie? Beh, innanzitutto perché ci sono dentro
alcuni temi assolutamente fondamentali. Personalmente io sono del tutto contrario a una regionalizzazione della scuola per motivi politici, diciamo, per una mia idea politica di quella la funzione che debba svolgere una grande infrastruttura nazionale come la scuola. C'è chi la può pensare in maniera diversa, ma non è, diciamo, una questione di autonomia differenziata, è una questione di come vediamo l'Italia. C'è il grande tema delle infrastrutture, anche su questo è un tema molto delicato anche da un punto di vista economico, dove si realizzano le infrastrutture, chi ha le concessioni. Ricordiamo un dettaglio interessante del governo Lega 5 Stelle, che le concessioni idroelettriche sono state date alle regioni, cioè in pratica, diciamo, dei pezzi di patrimonio collettivo del paese sono stati retrocessi alle regioni perché questi fruttano reti. E quindi c'è una grandissima questione, diciamo, di che cosa si debba trasferire alle regioni, perché, diciamo, alcuni temi possono essere anche ragionevoli, ma qui si apre un'ulteriore, a mio avviso, insoluta questione, che è la seguente, e cioè: se alcune competenze amministrative nelle estesissime richieste della regione sono ragionevoli, io personalmente non capisco perché debbano essere date solo ad alcune regioni e non ad altre. Primo. Secondo, se io concedo alcune competenze ad alcune regioni, sicuramente tutte le altre chiederanno tutte le stesse competenze, perché dato che non c'è nessun legame tra la competenza e la specifica regione, tutti chiedono tutto. Cioè non stiamo parlando della Lombardia che vuole avere maggiore autonomia per i laghi e della Puglia che vuole avere maggiore autonomia sui trulli, per cui uno c'ha i laghi e l'altro c'ha i trulli. Qui parliamo di tutto, per cui tutti possono chiedere tutto. Ma se tutti possono chiedere tutto, non stiamo cambiando l'articolo 117 della Costituzione? Tutti noi sappiamo che per cambiare la Costituzione ci vuole una procedura particolare. A mio avviso questo è il grande tema, perché come capite è un tema molto politico e molto importante. Sui soldi, i soldi sono importanti, ma sono importanti se date alle regioni la scuola. Il grosso dei soldi è nella scuola. E quindi non solo sono tante risorse, ma lì c'è da collegarsi ai meccanismi della legge 42 che citava il professor Pallante. Meccanismi molto interessanti che per le regioni al momento non sono stati attuati, che sono stati attuati invece per i comuni, con modalità e conseguenze del tutto discutibili. Le regioni per adesso hanno il Fondo Sanitario Nazionale, che non è diviso in base alle regole della legge 42, ma che è diviso, suddiviso tra le regioni in base a dei criteri nazionali, e che quindi non rientrerebbe in questa nuova questione. Quindi se togliete la scuola, come dire, non, il tema rimane importante, perché naturalmente è una questione di principio, però a quanto se ne può capire, la questione finanziaria diventa molto meno importante di quella del merito. L'ultimo grande tema, quindi abbiamo detto il merito, abbiamo detto i soldi, l'ultima grande questione è chi decide che cosa. E qui, come c'è scritto anche nella lettera che vi ha inviato il ministro Boccia, lui dice: io la mando, demando al Parlamento le decisioni, naturalmente le decisioni sono nel Parlamento. Naturalmente c'è anche un problema, come dire, di chi, cosa viene prima e che cosa viene dopo, cioè se il governo PD 5 Stelle fa un'intesa con l'Emilia Romagna, poi su questo, come dire, come si fa a portare in Parlamento senza rischiare una crisi politica? Ma al tempo stesso il Parlamento deve avere una, di fronte a questo tipo di richieste così ampie, deve avere un tempo molto congruo per poter valutare, perché sono decisioni sia politiche che tecniche, essendo le materie così estese, molto grandi. Quindi c'è anche un grande problema, c'è un problema di sequenza che non è normata, mi correggerà il professor Pallante se sbaglio, dall'articolo 116, e che è molto legata alla politica. Allora,
Quindi questa è la situazione. E naturalmente io farei come dire, delle riflessioni un po' più generali, nel senso che questa crisi Covid così tremenda sta un po' scuotendo, a mio avviso, anche la percezione degli italiani rispetto a questi temi, all'azione delle rappresentanze regionali, all'azione del governo nazionale, e cioè ha messo in luce una serie di questioni di grandissima importanza. La prima, del tutto evidente, è la maggiore cattura da parte dei rappresentanti, la maggiore cattura dei rappresentanti regionali da parte degli interessi economici, che mi pare del tutto evidente in tutte le regioni, nel senso che il governo nazionale tiene un po' meglio sulla necessità di contenere la pandemia per migliorare l'economia, mentre i presidenti delle regioni sono molto più sensibili agli interessi di breve termine degli operatori. Gli interessi degli operatori economici sono sacrosanti, ma quello che abbiamo capito tutti è che gli interessi degli operatori economici non si difendono allentando le misure quando la pandemia è in forte sviluppo, ma si difendono nel lungo periodo bloccando la circolazione del virus. E quindi abbiamo un grande oscillare da parte dei presidenti delle regioni. Abbiamo evidente a tutti il tema delle esternalità, e cioè del fatto che se Trento apre i suoi ristoranti e ci vanno i veneti e poi si contagiano e tornano in Veneto, contagiano altri veneti, cioè questa pandemia mette bene in luce la circostanza che ci sono dei temi nazionali a cui non si può rispondere con una legislazione regionale perché non ci sono confini invalicabili tra le regioni, e mette, a mio avviso, ancor più in evidenza la questione che grandi temi della nostra società non possono essere frammentati a livello locale, ma devono essere indirizzati e gestiti a un livello ancora più alto. E sottolineerei un tema molto importante, cioè che la politica di acquisizione dei vaccini in questo periodo la sta facendo l'Unione Europea, ed è molto meglio così, perché ha avuto un potere contrattuale molto maggiore con le imprese fornitrici e sta garantendo, almeno così dice, e credo che sarà così, una distribuzione equa a tutti i paesi. Quindi ci sono questi grandi temi di cui bisognerà far conto una volta che si tornerà a parlare di regionalismo e di regionalismo differenziato. E il mio auspicio è che questa tremenda pandemia, che ci saremmo tutti volentieri evitati, soprattutto per il carico di morte e di malattia che ha portato, ha smosso le acque, e quindi mi auguro che si possa tornare a questi temi, come dire, non intrufolandosi dal basso come volevano fare le tre regioni, che quasi volevano dare, c'è stato un periodo fra fine 2018 e inizio 2019 in cui veniva derubricata una questione minore, anche perché coi testi che c'erano allora, una volta che il governo firmava era in trappola, non c'era nessuna possibilità di rivedere le intese se non d'accordo, quindi come dire, si apriva una porta, si apriva una falla dalla quale sarebbe entrata tutta l'acqua per sempre. Se invece ci riflettiamo, ci sono tanti temi. C'è un tema molto importante per i veneti, ma per tutti noi, che è questo degli ingiustificati privilegi di cui godono i cittadini italiani che abitano nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale, che sono totalmente ingiustificati oggi, e che rappresentano un vulnus all'uguaglianza dei cittadini. Attenti, non si tratta di parlare degli altoatesini, perché chiunque di noi si può trasferire in Alto Adige e godere, in alcuni casi dopo un po' di tempo, degli stessi benefici. Non a caso alcuni comuni del Veneto hanno chiesto, e uno l'ha ottenuto, di passare in un'altra regione. Quindi c'è il grande tema dell'uguaglianza dei cittadini e delle regioni in istituto speciale, c'è il grande tema delle competenze, su cui non entro, ma il professor Pallante ha ben spiegato come con 1800 sentenze della Corte Costituzionale questo deve essere un tema importante.
Infine c'è il tema dei poteri sostitutivi da parte del governo e di quello che vogliono significare. Chiudo però con una considerazione che è la seguente. Io credo che gli aspetti normativi siano della massima importanza, ma questo tema del regionalismo differenziato ha disvelato la grande debolezza, cioè non se ne esce, non è un tema che si risolve solo da un punto di vista normativo, questo è un grande tema politico, e cioè le regioni trabordano anche perché il centro è molto debole, perché non riesce a fare quelle cornici, quei grandi indirizzi di cui parlava il professor Pallante, perché è debole politicamente, sono deboli i partiti e dunque non riescono ad assicurare una trasmissione di una linea condivisa dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Quindi è una grande metafora dell'Italia nel XXI secolo questo regionalismo differenziato, a mio avviso, e cioè una pessima pezza messa a un problema che invece è serio ed è molto più